Diciamoci la verità, il 2022 non è stato un anno particolarmente memorabile per i film d'animazione, a parte per una singola eccezione di cui vi parlerò in un altro video. Sì, ragazzi, ci avevate azzeccato, il film in questione è proprio... E mi ha sorpreso scoprire che ad alcune persone non è piaciuto per niente. Ma che davvero, davvero? Se sei tra quelle, ti prego, non chiudere il video, perché in questa piccola analisi forse non riuscirò a farti cambiare idea. Ma... Sono certa che ti farò notare delle cose alla quale non avevi pensato e a farti vedere il film in un'ottica leggermente diversa. Perché sì, non credo di esagerare nel dire che questa reinterpretazione di Pinocchio è il film d'animazione per famiglie più coraggioso dell'ultimo decennio. Bombole! Se siete curiosi di sapere il perché, lasciate un mi piace e continuate a guardare il video. In questo film abbiamo una componente religiosa molto preponderante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con la quale gli autori giocano. Attento! Essendo il film giustamente ambientato in Italia, stiamo parlando di cattolicesimo, che prima viene omaggiato mostrandoci un serafino al posto della fata turchina. Perché sì, gli angeli serafini tecnicamente sono fatti così. E poi distrutto, mischiandolo ad elementi pagani e mistici. Il capriccio di mia sorella, quella sciocca sentimentale. Insomma, il film smonta e rimonta continuamente i precetti cristiani, senza vergogna e senza paura. E probabilmente, per la prima volta in un film per famiglia americano, non incentrato sulla religione, c'è un crocifisso con sopra Gesù. È bellissimo, babbo! Non so quanti di voi lo sanno, ma questo, in molti paesi, e soprattutto in America, è considerato macabrissimo, specie da mostrare ai bambini. Oh, perché? Perché nessuno pensa ai bambini? Senza contare il concetto di morte, di anima, di resurrezione, trattati in modo sì riflessivo, ma comunque leggero e alla portata di tutti. Io vi sfido a trovare un lungometraggio animato per famiglie uscito dopo il 2010 in cui si parla apertamente di fascismo e di enneismo. Non posso usare la parola completa, ma ci siamo capiti. Lo so, durante il film la seconda cosa non viene mai nominata, ma è implicito che si parli anche di quello, dalla teoria del superuomo. Guardate il mio figlio lucignolo. Sì, sì. Un modello della gioventù fascista. Fiero, impavido, virile come suo padre. E questi denti? Denti perfetti, nessun segno di itterizia. Alla segregazione dei più deboli, perché anche se qui è mascherata da leva forzata per ragazzi, Lucignolo ha un pigiama inequivocabile indosso. Alla fascia rossa sul braccio del padre di Lucignolo, che sì, non ha il simboletto brutto, ma è palesemente quella delle divise. Infatti, su quelle fasciste non c'era. E poi c'è il saluto. Sì, quel saluto. Viva Benito Mussolini, nostro duce! Cioè, io che vi sto mostrando solo le immagini ho paura che mi censurino e Guglielmo del Toro lo ha messo in un film per famiglie. Porca miseria la violenza di questo film. Ma voi ci avete riflettuto su quello che avete visto? C'è la violenza sugli animali. Potresti portarmi alla rovina! Hai capito chi verrà? Hai idea di chi sia? Sui minori. Sì, sei un debole! Non sei figlio mio! C'è un uomo che si schianta su uno scoglio con tanto di rumore di ossa che vanno in frantumi. Ci sono bambini che esplodono. Cioè, erano da anni che non vedevo un quantitativo di violenza tale concentrata in modo serio in un unico film animato. In quelli nipponici c'è roba anche peggiore, ma in quelli di stampo occidentale... Oh my God! Non una cosa facile da far passare, eppure nessuno sembra averlo notato. Se dopo questi tre punti il film non vi sembra coraggioso, non so che altro aggiungere. Sono scioccata, vita, sono scioccata!
Concludo dicendo che non è vero che, come molti sostengono, la morale di questa storia è accettami per quello che sono, come accade nell'altro Pinocchio del 2022. No! No, perché questo Pinocchio, durante il film, cambia e come, passando dall'essere egoista, capriccioso e fannullone. Ma io non voglio! Voglio la cioccolata calda! Vi prego, babbo! Vi prego, vi prego, vi prego! Al diventare risoluto, lavoratore e altruista, rinunciando anche alla sua immortalità per salvare il prossimo. Potresti salvare Geppetto, ma tu morirai, Pinocchio, e sarà la tua ultima vita. Non mi importa! Rimandami indietro! La morale del film, per quanto mi riguarda, è non lasciare che niente e nessuno distrugga il tuo diritto al libero arbitrio per una vita felice. Cioè, come sarebbe? Non lasciare che cose come lo status quo, la paura o il dolore ti blocchino in una vita triste. Scegli la vita che vuoi vivere. Pinocchio, in questa sua avventura, apre gli occhi a vari personaggi. Lucignolo, che può scegliere di rifiutare ciò che non fa parte del suo essere e che non approva. Spazzatura, che può scegliere di avere una famiglia diversa da quella che il caso gli ha dato. E Geppetto, bloccato da più di 20 anni di lutto, che può scegliere di voltare pagina. Perché la vita è una sola e bisogna vivere, non sopravvivere. Questo Pinocchio non è vittima del destino, né è artefice. Sempre, e quando questo si compie, non si ferma, ma si mette in cammino alla ricerca di un nuovo destino. Wow! E sì, sono consapevoli che questa non è la morale del libro di Collodi, ma io l'ho trovata comunque meravigliosa e abbastanza rispettosa dell'opera originaria, che il regista, tra l'altro, omaggia per tutto il tempo. Ad esempio, includendo scene mai viste in altre trasposizioni simili, come i piedi di Pinocchio che bruciano a causa del camino. Mi sento i piedi caldi, come la cioccolata, guardate! Ah, no! E i quattro conigli neri della morte. Oramai sei morto e tutti stanno piangendo te. E ovviamente dando il nome del suo autore al figlio di Geppetto. Ne sono molto felice, Carlo. La mia analisi si conclude qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo film e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video.